Allora, vediamo qua. Proviamo a fare qualcosa di tank. Dopo l'ultima stacchio Geoguess, mi sa che stacco definitivo. Geoguess stasera, cioè più che altro se si fa le ultime due. Cioè di solito quando faccio Geoguess adesso. Cioè preferisco fare PB piuttosto Comunque ho trovato una che nuova modalità super divertente, te la spiego. Geoguess. Quale? In pratica ti fa spawnare in un posto dove non puoi muoverti e in quel frotogramma, nel senso in quel 360 c'è una bandiera che devi trovare e dire che bandiera è. Davvero? Sì, Ma è era... difficile? Beh, sì, ci sono quelle semplici che ovviamente le indovini perché ti fa spawnare davanti alla bandiera della Corea e alcune che devi stare a scautare dove la bandiera. Capire che bandiera è, e quindi boh, a me è divertito un sacco. Poi Cioè, è lo posso difficile? provare. Eh sì. Proviamo, proviamo. Non pil culo, mi viene una storia tu. No, no. Sei tu è Dio. Se, comunque sei ritornato a comprare tutto lo shop per sperare di fare cosa al 2. Sì, per forza. Cioè. Calista 3 l'avete mai provata? Ne Sì, qualcuno l'ho visto, è forte. Molto forte. ho 5. Provala, è Ci fortissima. Mi provo. sa che vado Nida Harry for fun. C'ho Nida, c'ho un Nio, ci si un Nio, Stai lo andando farò al 2. Calista? Sì. Cara, adesso li vedo. Vabbè, gioca al 2, ma che cazzo se ne frega? Gio al 2 giocala, tanto. Ce ne sono 29. La vendo, senti La per nuova entrare. modalità si chiama Hyperroll. No, è un gioco di transition. No, non puoi, ormai l'ho vendute. No, ormai l'ho vendute, fra. Così se. Belli questi item. Posso mettere tanti item. Grazie Mao XX Mao 4 per il follow, benvenuto. Vabbè, 4 skirmisher per gradire, non è che sono brutti, eh. No, no, Titan non voglio fare Guinsoo su Nida, poi vediamo. Nida Illy penso sia la super brutta del gioco. Ma come fa? Boh, A ma... trovare le sfere fra. C'è Ma no, ho capito, ma cioè, hai visto che board c'avevo? neanche la Sunfire, Sunfire, Calista 2, eh? Non è Abomination però. Vabbè, Eh beh. ti dirò una stronzata. Chi starta di gold, qui l'item magari lo può chiudere e lo può scegliere pure, eh. Io ho chiuso Quinz, me ne so sbattuto il cazzo dell'item. Come si chiama? Quello corrotto. Io non ho preso l'item corrotto, perché non erano in tasso, non dai. Bella Vabbè, c'ho la Alex. Swiss per corrotto che fa schifo. Boh, cioè la cosa bella è che ci saranno tantissimi spot in cui ti prenderai l'item corrotto, tantissimi magari in cui lo skippi. Cioè. Ma scusa, ma qual è lo spot in cui giochi la Swiss per corrotto? Su Perché Vayne, l'avresti... su Draven, su Forgotten. Perché danno misto? No, perché ti dà più stats su Forgotten. Ti dà molto più stats su Forgotten, item corrotto. Ma solo su di loro, penso. Su uno che prende poco danno dietro. No, no, Boh, secondo me lo giochi sui Forgotten e basta. a me non viene in mente una comp dove c'è sia danno magico che danno fisico. Morde. Gli skirmisher. Boh, Nida li fa danno a D quando si trasforma, lo fa a P. Ma gli skirmisher sono tutti in frontline. Se te No, no, riduci certo, no, no, armor MRS a uno della frontline è una no. No, mezza ma infatti, ondata. tipo. Ne Secondo me so, va bene solo. Morde. Morde. Nella comp di Morde, perché dietro c'ho i Draven. E poi, boh, contro Felix è forte perché in realtà la frontline ti fa danni a P contro. Magari c'ha Morgana quello davanti a P, no? Vedere chi è su Discord Perry, come siamo la modalità di Geoguess, ti chiedono. Flag, aspetta, la devo cercare. Lo faccio dopo perché adesso sono in game. Vai tra.
Che culo, dai, ma era Bahonida. Che culo. Non ti scolo la madre. Ragazzo, vuoi che mi spacchi il culo? Non ho trovato neanche un assassin. Nida Illy non c'ha senso. Nida si sono 6 skirmisher e 2 Dawnbringer. Basta. Ma lo penso chiaro, visto. Dai, Vabbè, Sony. fra. Se c'è una spatta un casello, perché se ne tu non la prende? Cioè. Ok, ho deciso che comp giocare. Nocturne. Spatellion si fa con la Io sto andando Nocturne random. con l'attack speed corrotta, mi sembra. Sì, anche secondo me. O col crit Sì. corrotto o con l'attack speed No, no, corrotto. attack speed corrotta perché con l'attack speed normale fai legionari. Non ti sta contestando Mino Sincro. Ma Mina, che cazzo dice? Ma per dire se lo rollo al 7 o no? No, fra, salute. Non ti permettere Vedi? mai più. Ah No, fra, no, mai più. hanno cambiato il Giant Slayer Sì, corrotto. sì. L'ho visto. Adesso no. Crit corrotto e abominio. Onest. Mi giochi Forgotten? Ma non capisco il fatto che swappino il focus random alcuni champion. Dipende. Dipende chi. Chi? Fa un esempio. Kha'Zix adesso ha swappato, stava focusando Gragas, a un certo punto ha smesso e si è messo a focussare un altro. Mordeheiser me l'ha dato. Mordeheiser, vabbè. C'è Dawnbringer per morde. Riven. Devo usare Riven, ok. Devo usare Riven, morde, Pantheon. Se vuoi giocare Vaincaris lo rolli al 5. Non al 5 per tutti i forgotten, cioè 3 forgotten. Il Nihon qui sta ancora più value rispetto a ora, comunque, rispetto al Vabbè, set live. certo, non ci sono i chosen. Vabbè, era per dire. Cioè, Nihon start, ok, piange, te dai Nihon, ma... Il tuo carry può essere un costo, anche un costo 3, non deve essere per forza un costo 4. Davvero? Sì, il set è cambiato. No, fra, io voglio solo sti 4. Che culo. Boh, questi 3 che ti fanno da carry, quali pensi che possano essere? Tutti si è fatti al 3 Nocturne, Nidda, sono Ah, mi ha buoni. dato anche Nocturne dalle Tutti, sfere. tutti. Sono forti davvero questi 3. Evolver attacks. And defend. Scusa, il rune corrotto su The Draven è forte, E no? run ancora rotto su Draven? Perché Non lo so. La BT devi fare su Draven. non ce l'ho. Senza BT corrotta non puoi giocare. Ah, è vero. Cioè, non puoi sprecare un affare per quello. Mi vedete preoccupato? Devo andare al 7 io. Cioè, se tutta la frontiera all'1. Cioè, se tutto all'1 però. Non c'ho una stronzata al 2. Cioè, boh. Tu c'hai tendi di merda. Nina non ha senso.
Lindari non ha senso. Forse è meglio lei? Yasuo Hump l'ho giocata, raga. A posto, a me abbiamo detto qualcosa al 2. Cos'è, Nidalee? Io Jess glielo faccio, se non è brutto. Fossi a 100 tirerei Nio su Nidalee, ma non sono a 100. La Little Legends, nello shop non puoi, queste 9 non le fa potenziare ancora. Non c'ha senso. No, vai, c'è il GS contro 4 brawler, dai. Capito, fra, ma non ha senso Nidalee come champ, Nidalee. Il GS, ma che l'avevo scordato. No, c'è il GS contro la transition più forte del mondo. Abomination brawler. Ma hai visto Synchrox? Come fa S100? Perché ha appena shoppato la nuova... Arena. La nuova arena, e quindi il gioco lo sta ricompensando. Perché ha 8 miliardi di unit. Fa schifo la Swamp. È tutta all'uno, io lo batto. Fra. Non ha una cosa. Ha Poppy 2 e Ziggs 2. Come fa a essere a 100? Boh, avrà incontrato 10 volte meno. Ora te lo batti. Vedi, hai detto fight. Guarda, io vedo solo contro chi sono io. Sei contro di me. Ma vaffanculo, è Scassi. Kha'Zix. Eh no, c'è cioè Kha'Zix, mi va in Italia. Fra. Che ti scasso. Se non lo batti non ho capito nulla di sto gioco. Lo batto, lo batto. E i morde che fa 1v9. Io non ho ancora trovato un assassin per swappare gli item su Nocturne. T'ho battuto? Ah. C'avevo un botto di roba forte. 5-0. Fuori. Mi Morello sa. marcio su Soraka, sì, Morello marcio è forte su gente. Cioè, boh. Però ragazzi, Morello è forte. Cioè, Morello va bene sempre. Se a me un item anti-healing o se già una comp tipo la mia che shottano, vi serve Morello. Cioè, tu un hyper carry che shotta, tipo Fedius, potete anche giocare. Che stage rolli, rolli al 5. Ah, te già risposto al 5. Passivo già vedere. Sì, il passivo vedere su PB. Boh, il scenario Nightbringer non serve a nulla. Servirebbe Riven che fa Dawnbringer. Dragon Slayer. No, Mino sta proprio slorolando gli Helion, no, che culo. Senti il Tapper. No, lo scasso. Cioè, Nidalee è ancora più forte di un Assassin. Perché manco puoi posizionare. Perché prima di saltare aspetta più. Non tazza però è Nidalee. Boh. Mino sta giocando Ziggs e Temolder di Azor. Sì. Aspetta che glielo scrivo. Non c'è solo sto set. Sono gioco. Guinsoo CS è best items, posso andare su tutti. Posso andare su Nidalee, posso andare su Draven, posso andare su Fedius. Nocturne sono brutti, ma perché ti serve lì?
affezionato a Infinity Last Whisper. Ma non c'è troppa armor in realtà, cioè. Oddio, la danno, cioè, quelli la danno a tutti. Ma c'è la, ci sono gli Aren. No, no. Ci sono quelli la danno a tutti. Anzi. No, no. Molto piuttosto. Stazza di Warwick. Io perdo qua, per forza. Vabbè, 23 ci posso stare. No, ma io forzo Nidalee, non me ne frega niente. Quando si sarà al 7 per gli skill, mi ce l'ho all'8. What the fuck? Al 7, perché sennò non hai i gold per fare l'8. In effetti. Io prima in una lobby ho fatto secondo con Nidalee 3 e Riven 3. Cosa hai? Sei Skirmish, Riven e Morde? No, ho giocato tutti da Umbringer io. Ah, sono più scarsi degli skill. Sì, sono più scarsi, volevo provare se erano forti. Ah, ci sta, hai fatto bene. Mi sento sei un coglione, però. Ormai ha perso la ministry, facciamo così. Il giale serve a questo. Non te lo ci danno l'item, non ha senso slammare ora. I blue buff su chi lo dai? Fa schifo i blue buff ora, no? Sì. È proprio una merda, eh? Blue buff penso sia proprio scarso. Cioè, che cazzo dai? La BT è passata ad essere l'item più scarso. L'item più forte. E il blue buff è passato. No, ho fatto il coso opposto. Morde non mi serve sta comp di coglioni. No, non mi serve. Devo andare per... magari si tassi qualcuno di questi al 2, ma... ora devo slorullare, tornare a 50 gold. Sì, è bellino, Joe. Cioè, ci sta, divertente. Cioè, non lo provo da un po', cioè, non so come sia da un po' di tempo a questa parte, però non mi sembrava brutto. C'è Jax over Udyr. I skirmish sono questi. Su cosa salta questo? Lowest armor enemy. Ah, salta come Talon. Sì. Vabbè, bro, è in Italy. Cioè. Se me pe... cioè, una roba del genere non puoi non fare top 4, anche se non trovo poi nulla, cioè se fossi tutti gli skirmisher al 2 non posso non fare top 4. Cioè, è troppo stupido come comp.
Il culo ti mal casello. Guarda Matrim sul Diego pazzo. Sì, in realtà mi servirebbe il crit, però mi serve anche il Viego, quindi mi sa che lo tengo. Magari vi droppo due crit. Adesso scuola Matrim, dai. Quanto cazzo scuri Matrim? C'hai Nocturne 3. C'è Nocturne 2. Che schifo, fra, che cazzo che mi hai dato? Sono fortissimi, mi servono anche solo lì. Tra l'altro ho notato che devo decornerare, che sennò guarda. Perché devi decornerare? Se no Nocturne inta. Sì. A vedere il fight? Voglio vedere un tuo fight. Che cazzo abbia? Che cazzo abbia mia stream? Scusa, devo nerare o no? In questo fight niente perché c'è troppo CC. Ma Riven si builda più AD? Ibrido, fa sempre danno ibrido. La spell fa danno magico. Contro alcune campi a Wart? Sai, non ci ho mai pensato però a generare un singolo fight. Contro chi cazzo è Wart? Tanto in che spot devi generare, scusami. Tipo contro Perry. Contro Perry da generare perché? A me serve decornerare perché ho Nocturne che va lì. Ah. Io c'ho zero item corrotti sta partita di numero. Ah, mentre c'era Nocturne. Ma che danni fa Sijuani? Ti ha scassato? Scusa, te in questo spot mio pari staresti al 7 a rollare, non andresti all'8? No. Se questo game posso solo rollare anche all'8. Vai all'8 allora. No, vabbè, solo perché, solo perché posso mettere dei win più forti in campo anche. Magari non faccio nida 3, però... Serve un forgot. Sicuro gli faccio questo. Il fatto è che nella è 0 di nida, è per quello che mi puzza continuare a solo rollare. No, gli item no. Guarda, Lauti, punto esclamativo Shadow Item ti fa vedere un'immagine dove praticamente quella è la meccanica del set. E niente, ci sono degli spot in cui puoi comprarli, cioè te li dà a tutti, devi solo scegliere che item vuoi. E diciamo ci sono il doppio degli item, perché ci sono gli item Shadow. Che hai fatto per essere tiltato? No, ma ho guanittato Draven. Dov'è il mio Volibear? Non c'è. Sei tiltato, Matrim?
Vabbè, sì, di base devi slurlare al 7 stomp. Comunque io sculavo dall'8, questo sta il ragionamento. Sì. No, comunque sono troppo forti se hai skirmisher così a buffo, eh. Cioè. Il fatto è che boh. Va bene qualsiasi. Penso che vada bene tante build simili, tipo Yasuo, Riven, cioè Yasuo o Nidalee, cioè. Infatti Yasuo non c'entra un cazzo, vuol dire. Ho evitato la Fantacomb troppo tardi. Forse Forse è vale dello stesso. Jax. Ah, troppo forte Draven. Quel Draven one hit. Hai vinto contro me, no? Guarda che buildo su, guarda che buildo su Draven. Meglio, Riven 2 o Garen 1? Riven 2. Riven 2, Garen 1, Riven 2. Garen 2 mi sa di sbocco, non so perché. Lobby Lose? Dai. What the fuck? Quanto si è curato Nidalee? Che cazzo ho visto? What? Nidalee 1v9 machine. Ma che è? Non ha senso Nidalee. Questo è Nidalee 2. Lo vendi Hennen. C'è 50 gold. No, c'è 40 gold, Mino, rolla, la trovi. Porco. Mamma mia, quel coppia di. Ci avrei gare in due se volessi. È worth. Vabbè, Dai, gare in due si fa. dammi che è il 2 all'8. Gare in due si fa. Pure io. Senza Nio, senza niente. Via sta Riven, va. Vediamo se è più forte. Quanti Forgotten ha questo? 6. Hai scolato un botto te. Te. Ma va. C'ho 9 HP. Forse perdo. Che palle. L'ha salvata Kindred. Basta perdere un fight, è stato troppo late, frate. Ho evitato troppo. C'ho una comp forte, però ho evitato troppo late. E ho perso tutto lo stage 4. Penso di rollare all'8 puoi stare leggendaria, capito, Ferri? Prima di Garen dovrei giocare Riven e Mord, secondo me è la chiusura perfetta di Stomp. Io sto aiutando zero Nidalee comunque, ma non la sta giocando qualcuno? Synchron, sì. Sì. Al 2? Ce l'ha in bench? Ok, no, Nocturne fa cagare. È appena stato one-hittato da Mord.
Se si stupia sul tank. Morde è pazzo. A Morde gli basta solo la sinergia di Dragon Slayer e poi ti one hit con un colpo. Il mio non one hitava, il suo sì. Cioè, ma io devo andare a 9? Cioè, che cazzo devo fare? Sto continuando a slurlare? Boh, vabbè. 9? No, continuo a slurlare per il meme, cazzo me ne frega. Notte. Notte, notte, però. Mino c'ha tutti gli alli, un'altra. e Zaira 3 così per gradire. Però non ha il morello pazzo. Allora gli manca Glad 3. Manca un Pantheon. Non ho già di poison, vabbè. Userò per Omino. Best build Morde? Boh. Non lo so, non ho idea. Sono tante, Bramble di Low Spark. Non lo so, raga. Cioè, secondo me... Omino chi è che sta facendo più danni? Teemo o Ziggs? Secondo me Morde uguale a Riven, cioè uguale. Dici? Spark Rabadon GA Kennen. La Spark marcia su Kennen è veramente forte. Secondo me Omino ti batte. Può essere. C'è tutta il duo, altra... Bra, io non ho zero nidali, che cazzo devo dire, amen. Cioè... Beh, potenzi, penso mi batta... Forse va decornerato. Ecco, qui forse va decornerato. No. Ok, gli alien sono la combo più scarsa del gioco. Vabbè, cioè... Stanno prendendo dalla merda, cioè... Meglio di così non puoi averli. E stanno prendendo una merda, eh? Teemo 2 la Wincon. Se la Wincon degli Alien. Ma più che altro non è good slurlare per gli Alien al 3 perché hai Kled che late è inutile. Poppy che è inutile perché non è la solita Poppy. Cioè, secondo me la Wincon degli Alien è giocarne 3 e giocare Aimer, Kindred. Giochi 4 in no, 4 renewer. C'è pure lì in 3, non ho manco spostato quell'altro lì. Non ho spostato i poison, lui non si è spostato. Posso fare anche io Ken, posso fare Kennen 3 se voglio. C'è un limit random da mettere. No, solamente va decornerato, manco sbagliato, eh. Non ho capito perché quello di prima hai vinto e questo hai perso. Perché se... perché... E Mirror Diff? Boh. Ma che cazzo ne so. L'unica cosa che è cambiata è Aimer, perché il positioning non è cambiato. Gli lascio Teemo se vuole. Non lo può comprare.
cazzo fa Nidalee? È andato su... Anch'io mi sono chiesto la stessa identica Hai cosa. Visto? Ma che cazzo fa? Si killava Ziggs e l'ha vinta. Forse non vinco, devo fare Ziggs Nidalee 3 per forza. Forse, probabilmente... Come ho fatto a vincere i fight? Allora, questo ha 15, questo ha 30, questo... Nidalee 3 ce l'ho se voglio. 20, 50... Ma chi dovrebbe... mi devo mettere in più? Dovrebbe insta saltare su Ziggs, perché non salta su Ziggs che è quello con meno... Ne ho messi due. Metti un Nightbringer. Per chi? Per Nida, non è mica il Nightbringer? No, è Downbringer. Ce l'ho. Ah, Downbringer. Ma perché salta indietro? No, non lo so, non capisco. Ma ci deve essere un perché che non sappiamo, perché non ha senso sta roba. Se lo heal, ma se lo heal sempre. Ma c'è qualcuno con lo Zizirot che è beta? E non lo sappiamo. Poppy. E dove ce l'ha lo Zizirot? Su Poppy. Omino ti outplaya e non sa manco come. Ah, Timon errore. Ma no, io glielo lasciavo perché tanto non poteva prenderlo al 2. O sdroppa il Nio o non lo può fare. Punto esclamativo meta 5, ragazzi. Le comp che ha fatto Lupe, ma non... Non so quanto siano affidabili ancora, cioè, raga. Siamo a testare. Compralo, Mino, il Timo. Non può, non mi fa comprarlo. Dai, compralo lo stesso, tipo Mino. Vabbè, per Ride hai fatto... Pantheon 3, Lissin 3, Nidalee 3, Kannan 3. Kannan 3 no. Ah, penso ci avessi sparato il Nico adesso. No, la sparavo su Nidalee, se permetti. Arcangelo, a chi lo diamo? Boh. Un altro Kannan. Alle sinche al 3, boh. Sì. Penso. Vediamo, Nidalee su salta. Salta già sunnata. Ho capito perché devo fare, cosa devo fare, non dovevo killare Poppy. Ma magari perdo, no? L'unica è non killare Poppy e... boh. Ma è troppo weak Nidalee senza tenere difensivo. Non è battibile senza tenere difensivo. Boh, stai giocando anche gli skirmish senza Jax, boh. Non l'ho trovato. Ho Donkey Roll là. Fatto che 3 for cost, il fatto che 3 3 cost non battano 3 one cost. No, era meglio su Kannan. Vedi, ti ha pure backsittato Mino. No, l'ha scritto Synchro, ma non ho trovato Nidalee 3. Era meglio far Nidalee 3. C'è Nidalee Harry. Che cazzo stai scrivendo? Ah, vabbè. Oddio. Su giro Nidalee non è morta, non si sa perché. Boh. Era l'ora. Boh, cioè, anche io ho tutti i 3, Sarà più forte Esti che quella merda, Cioè. C'ho una leggendaria al 2. C'ho tutti al 3. C'ho Pantheon 3, Nidalee 3. Lissin 3, cioè se non vincevano, boh.